il significato dell'ascensione è spiegato molto bene dalla collocazione che questo episodio, che conclude la presenza fisica di Gesù nel nostro mondo, ha nel Nuovo Testamento. Spero che abbiate fatto caso che noi abbiamo ascoltato l'episodio due volte, nella prima lettura e poi nel Vangelo. E la prima lettura è proprio l'inizio degli Atti degli Apostoli, mentre il Vangelo, quello che abbiamo ascoltato è il Vangelo di Marco, ci racconta proprio l'ultima fase ed è nell'ultima pagina di questo Vangelo. Ora vedete, Marco racconta l'ascensione di Gesù e conclude il racconto evangelico. San Luca comincia gli Atti degli Apostoli proprio dall'ascensione. Come dire, chiude una fase, ne apre un'altra. Era la fase della presenza di Gesù nel mondo, ora l'ascensione di Gesù, la sua salita, il suo ritorno al cielo, indica l'inizio del cammino della Chiesa nel mondo. Ed eccola quello che il Signore dice agli Apostoli, quello che il Signore dice a noi. Affida una missione, essere miei testimoni. La testimonianza è qualcosa che noi conosciamo. Il testimone, soprattutto quando parliamo di un momento giudiziario, è quella persona che va in un luogo deputato a questo e ufficialmente, in maniera, potremmo dire, solenne, di fronte a persone autorizzate, afferma quello che egli sa a proposito di qualche episodio. Dare testimonianza di Gesù equivale proprio a dare testimonianza in giudizio a favore di una persona della quale possiamo dire è innocente. Questo è quello che io so di lui, io do testimonianza che egli è una persona che merita di essere rispettata e ascoltata. Ecco, la nostra testimonianza è la stessa cosa. Non tanto un generico buon esempio che dobbiamo dare. No, è un proclamare nei modi e nei tempi che il nostro cammino nella vita ci indica, proclamare di fronte al mondo che Cristo è il Signore e che quindi la nostra vita è vissuta nella prospettiva, nell'ottica di questa verità. Gesù specifica: andate, predicate, annunciate il Vangelo a tutte le genti, e addirittura garantisce che i suoi apostoli saranno accompagnati e protetti da dei segni speciali. E in questa prospettiva vediamo i 20 secoli della vita della Chiesa, che non sono che l'inizio di una missione nel mondo che ancora deve compiersi e richiede da tutti noi un impegno particolare. Il Signore chiede l'annuncio del Vangelo a tutte le genti e noi sappiamo che ancora la gran parte delle persone che vivono nel mondo non hanno ricevuto questo annuncio. Ancora non hanno potuto operare la loro scelta. Si tratta di una scelta libera, ma come può scegliere chi non conosce? Come posso credere? Come possono credere se ancora non hanno ascoltato? E non hanno ascoltato perché nessuno lo ha annunciato. Ecco, la riflessione che la Chiesa fa ogni volta è questa. Abbiamo un tesoro, lo dobbiamo condividere con tanti,
Questo ancora non è possibile perché il Vangelo non è stato annunciato. Ancora oggi la maggioranza dell'umanità non sa nulla della parola di vita portata da Cristo, non sa nulla della salvezza che è stata guadagnata attraverso la morte e risurrezione del Signore, non sa nulla di un piano di amore che Dio ha per ciascuno di noi. Ecco, questo dono è la nostra responsabilità. Non è un dono dato tanto per il desiderio di essere molti o di essere i più numerosi. Non è tanto dato con la soddisfazione di sapere che siamo meglio degli altri. No, è semplicemente un dono. E quando si possiede qualcosa di bello, la gioia più grande è il poterlo condividere, che anche altri possano rallegrarsi di questo dono, di questo privilegio, di questo grande amore che Dio ci ha rivelato e che noi vogliamo che tutti conoscano perché tutti possano trarne vantaggio. Ecco, con la festa dell'Ascensione noi ricordiamo il momento in cui Gesù semplicemente dice: ora tocca a voi, ho fatto la mia parte, io ho vinto, io ho guadagnato, io ho conquistato, ma ora questa conquista deve essere distribuita. E la distribuzione dei doni del Signore è una responsabilità nostra. Oggi tutti quanti noi dobbiamo rinnovare il nostro impegno, sentire questo incarico che il Signore ci dà e dirci: sì, tocca a me. Non posso aspettare che altri facciano questo dovere, assumano questo impegno. E il messaggio arriva diretto a coloro che oggi ricevono la cresima. Ecco, è un impegno preciso di testimonianza, di apostolato, di missione. Annunciare il Vangelo, proclamarlo con la vita, con le opere, con la parola. E che questo sia l'impegno che sentiamo da ora in avanti nel cuore. E tutti coloro che accompagnano in questa celebrazione, coloro che in gran parte già in passato hanno ricevuto il sacramento della cresima, ebbene oggi è il momento per ripensare a quel momento, riflettere su quello che abbiamo fatto, su quello che stiamo facendo, chiederci: che cosa ho fatto io della mia cresima? Che cosa ho fatto della responsabilità che ho assunto? Qual è la testimonianza che sto dando della mia fede nel mondo in cui vivo? Ecco, la risposta la possiamo dare soltanto all'interno della nostra coscienza, ma l'impegno lo possiamo rinnovare e quello che fino ad ora è stato debole può essere rafforzato, quello che fino ad ora è mancato del tutto può cominciare. Non è mai troppo tardi, il Signore continua ad avere fiducia in noi, continua a contare sul nostro aiuto.